cosa succederà nella prossima stagione, cosa succederà dei lavoratori. Noi siamo qua per questo. C'è un'incertezza su tutto, sui test, finalmente forse si faranno, ma noi chiediamo una sorveglianza sanitaria per tutti, comprese le ditte esterne. C'è un'incertezza sulla riapertura, non si sa quando ancora potremo varcare la soglia di quel teatro. Queste incertezze devono essere chiarite. Se un decreto è sbagliato, devono fare qualcosa per cambiarlo. Non possiamo sempre noi, i lavoratori, a dire cosa state dicendo. Il primo decreto diceva che gli stadi di calcio erano uguali ai teatri. Ma cosa stiamo dicendo? Una follia. Sono 3 mesi che dormono. L'altra questione fondamentale è che noi vogliamo ripartire in sicurezza, cioè ripartire avendo fatto a tutti i lavoratori, ovviamente su base volontaria, il test e i tamponi. Noi dobbiamo sapere, quelli che entrano in teatro, che tipo di rapporto hanno avuto col virus. Non possiamo rischiare di riaprire oggi e riscoprire dopo 2 giorni che ci sono i positivi e che dobbiamo richiudere di nuovo tutto. Quindi è proprio un fatto decisivo avere una chiara sorveglianza sanitaria dei lavoratori che entrano. Che cosa chiediamo? Intanto un aiuto economico immediato, perché le nostre famiglie non arriveranno probabilmente neanche a luglio, ad agosto. Già adesso stiamo ricevendo nei nostri innumerevoli canali che abbiamo creato di comunicazione richieste di persone che non arriveranno alla fine di giugno, e quindi stiamo cercando di capire come attivare in un modo o nell'altro una colletta per poter sostenere queste famiglie, ma anche queste singole persone, perché poi c'è chi ha dei figli, c'è chi non li ha, ma sempre nella stessa barca sono. Non c'è nulla di estivo. Il 15 apre l'estate al Castello, in cui verrà anche Franceschini a inaugurarlo. La Scala non c'è, neanche un concertino, niente. Inizierà con Requiem a settembre, non so se in Piazza Duomo, dove lo vogliono fare. Ma poi il problema è da settembre in poi. Se ripartiamo alla luce di Lammermoor, significa che vogliono lasciare a casa tutti i nostri stagionali che invece avrebbero dovuto devono fare i concorsi pubblici per essere assunti, perché tanta gente è andata in pensione e ci deve essere ricambio generazionale. Senza di loro non facciamo niente lì dentro. Allora noi vogliamo che finalmente questi concorsi che sono stati pubblicati sul sito vengano fatti, vengano assunti. Questa è la prima cosa. Nessuno deve stare a casa, nessuno.